Comincia lunedì e con questo grande problema su cui mi sembra che non ci sia stato dibattito e confronto, perché le opposizioni si limitano solamente a ululati e non dicono e non tengono conto che viviamo in un momento particolare. Oggi noi abbiamo 56 milioni di minori tra trasferimenti da parte dello Stato, perché anche lo Stato ha minori entrate, credo che in pochi pagheranno le imposte il prossimo anno, quindi ci trasferisce il contributo per meno 32 milioni, abbiamo altri 24 milioni di minori entrate per imposte e concessioni, che sono quelle dirette che ha di competenza della Regione Abruzzo. Tutto ciò viene parzialmente compensato da meno 7 milioni di interessi che paghiamo sul debito pregresso, non possiamo, e quindi rimaniamo fuori con oltre 49 milioni di euro. Noi non siamo una regione che può fare indebitamento in questo momento, perché siamo ancora in piano di rientro. Altre regioni che hanno approvato il bilancio hanno ricorso all'indebitamento, la Lombardia, che l'ha approvato due giorni fa, ha fatto un mutuo trentennale per 3 miliardi 250 milioni, noi purtroppo non lo possiamo fare. Non abbiamo fatto quei tagli lineari come qualcuno dice, forse non l'ha letto il bilancio, cercando di salvaguardare alcuni settori, facendo delle scelte, settori che secondo noi sono strategici e soprattutto hanno delle difficoltà, penso al turismo, penso alla cultura, che sono quelli più danneggiati rispetto a questa pandemia e che devono ripartire. Allo stesso tempo siamo stati attenti allo sviluppo economico in generale, ma siamo stati attenti anche al sociale, quindi su altri settori abbiamo dovuto fare scelte. Ci auguriamo, così come ci si dice in conferenza Stato-Regioni, che il governo potrebbe entro il 31 marzo fare una manovra aggiuntiva e darci possibilità di agire. Vorremmo confrontarci su come intervenire, magari anche noi possiamo avere la possibilità di avere una visione diversa, ma l'opposizione non si limita a farci delle proposte, ma a farci delle critiche che non hanno il senso del momento storico. Oggi c'è una pandemia che non riguarda solo l'Abruzzo, non riguarda solo l'Italia, non riguarda solo l'Europa. Dovremmo cercare di ragionare in questi termini. Noi lo abbiamo fatto con un documento di programmazione che è stato approvato per la prima volta, non è mai stato approvato a giugno così come prescrive la legge, invece l'abbiamo approvato a giugno, lo abbiamo riproposto a novembre con delle integrazioni, abbiamo fatto un bilancio con questi dati. Su questo che la realtà ci vorremmo confrontare. È un bilancio che dà delle risposte, che dà degli indirizzi e soprattutto è in attesa di verificare quelli che sono questi importanti strumenti nazionali ed europei, ma straordinari come il Recovery Fund eccetera, che ci dà la possibilità di avere risorse veramente cospicue per tamponare e per dare sviluppo alla nostra regione.